Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta. 115esima puntata di Carta Canta. Ascoltatemi bene. Teramo, Tercas, Caripe, Pescara, Abruzzo, economia. Vicenda Tercas. Il processo inizia a maggio, lo sappiamo tutti. A Teramo è in fase di istruttoria. Stiamo attendendo. Noi non abbiamo mai mollato la presa sull'inchiesta dei due punti fino a presa diretta su Rai 3 in prima serata. Siamo andati avanti. Abbiamo letto carte su carte. Abbiamo fatto delle mappe gigantesche, delle figure messe lì. Guardate, ammirate, studiate. La vicenda Tercas non è soltanto la vicenda di Antonio Di Matteo, non è l'uomo della cupola, il lupo cattivo come viene definito nelle intercettazioni da lui stesso, non si sente il lupo cattivo. Antonio Di Matteo parla dei documenti dentro una cassaforte, la cassaforte della Tercas, che non era solo la cassaforte dei liquidi, di quei 600 milioni di euro, 700 milioni di euro, che fine avranno fatto. Antonio Di Matteo parla di documenti importanti. Di Matteo ribadisce le analogie con la vicenda Tercas ed il fatto che nelle risposte sue a Banca d'Italia ha fatto presente che c'era questa cassaforte in Tercas che non sarebbe stata aperta. Di Matteo fa intendere che si è tenuto delle fotocopie della documentazione presente nella cassaforte presso Tercas. C'era un dirigente alla guardia di questa cassaforte, lo sapete? Di Matteo baserà parte della sua difesa a maggio con questi documenti che ci dicono siano fondamentali. Ma la Tercas si poteva salvare, si poteva evitare il commissariamento, le fondazioni potevano acquistare Tercas e Caripe per salvarle, salvare il territorio? La politica perché non è intervenuta? Perché non ha vigilato? Tante domande che avranno risposte piano piano, seguiteci. Nel frattempo chi ha pagato? Ha pagato Edoardo Esposito, colui che aveva parlato, colui che aveva denunciato? Perché è stato licenziato Edoardo Esposito? E non da Di Matteo, ma dalla gestione seguente. Già, nel frattempo c'è un processo a Teramo per il reintegro di Edoardo Esposito. C'è anche una firma falsa, certificata da un perito. La vicenda si complica, vero? Poi altri licenziati. Sono loro la cupola? Stanno pagando quei dipendenti? I dipendenti pagano. Che succede a Teramo? In Abruzzo? C'è questa cabina di regia che ha condannato Tercas e regalato Tercas e Caripe? Ci piacerebbe chiederlo a Antonio Di Matteo, all'ex direttore di Tercas, ma non rilascia interviste. Non a tutti. Buongiorno, dottor Di Matteo. Falconi... Sì, esatto. Non so se ha letto mai i due punti. No, mi stupisco, rimango un attimo stupito perché non capisco come abbia fatto ad avere il mio numero. Sono una persona fortunata. Questa mattina ancora sborsavano dei bigliettini dal Corso San Giorgio, dalla sede della Tercas. Sono stato fortunato, ho raccolto un bigliettino e c'era il suo numero. No, questo non lo posso credere perché il mio numero a Teramo non circola con questa facilità. A Teramo passeggiano diversi personaggi, quindi c'è anche... Allora, guardi, le faccio solo due domande, se lei mi consente. Allora, la prima... Nei limiti del possibile risponderò. Lei sa che, insomma, ci sono ancora delle indagini in corso, quindi, certo. Diciamo, probabilmente a volo d'uccello le potrò rispondere, insomma. Non si offenda se non le potrò rispondere, insomma. Va benissimo. Vorrei sapere, prima di tutto, siccome da Spoleto ci giungono delle voci anche a lei favorevoli, vogliamo sapere la sua posizione in questo momento dalla procura di Spoleto. Ricordiamo che lei è stato imputato per circa 31 milioni di euro, una cifra simile? Sì, diciamo che nel 2012 io sono stato accusato di appropriazione indebita per ben 31 milioni di euro in concorso con altre persone. Ecco, su questa vicenda credo che stia, almeno per quanto mi riguarda, sia per scendere il sipario, perché da quanto mi è stato detto dal mio legale di Spoleto, gli stessi pubblici ministeri hanno chiesto l'archiviazione riconoscendomi assolutamente estraneo a questa
questa ipotesi di reato. Si tratta di appropriazione indebita, che poi è il leitmotiv anche dell'inchiesta su Banca Tercas. Credo che nel giro di una settimana, 2 settimane al massimo, ci sarà proprio il provvedimento di proscioglimento, in sostanza. Quindi una cosa, come dice lei, giustamente positiva, insomma, che fa Esatto. riflettere, dovrebbe far riflettere. Fa riflettere, questo è anche uno dei motivi per cui l'ho chiamata, l'ho cercata. Andando avanti, parlando, non si può parlare di Tercas perché il processo ancora non è No, iniziato. no, no. Guardi, di Tercas proprio non ritengo di non dover parlare. Oltre a non poter parlare, ritengo di non dover parlare. Però Mi dica comunque se posso proporre. una domanda in generale sulla possibilità di una cabina di regia sulla mancata, diciamo, commissariamento sulla vendita della Tercas. Noi seguiamo una pista. So che lei non può andare oltre a delle dichiarazioni, però secondo noi c'è un potere che va al di sopra un po' di tutti, che ha di diretto diverse operazioni nelle varie casse di risparmio interessate al commissariamento. Ma Falconi, la domanda è molto molto difficile, nel senso che rispondere non è facile. Io le do una mia opinione senza entrare nell'ambito dell'analisi di quelli che sono i poteri forti che hanno operato a Teramo. Io credo che non sia accaduto nulla per caso a Teramo nella vicenda Banca Tercas. Secondo me il commissariamento poteva e doveva soprattutto essere evitato per evitare tanti danni ai dipendenti della banca e al territorio. Però io penso che nelle scelte di quelli che avrebbero potuto scongiurarlo abbiano prevalso delle valutazioni di basso profilo e senza la benché minima visione, prospettica. Sa come si dice, si sciolgono i cani e poi quando si richiamano indietro, i cani magari non tornano più e continuano nella loro opera di distruzione. Bisognerebbe capire se costoro hanno fatto queste scelte per imbecillità oppure per una scelta ispirata. Secondo me queste persone tutto sono tranne che degli imbecilli, quindi in qualche modo spero di averle risposto. Di più non le posso dire, se non una cosa direi ovvia, ma che non è inutile, e cioè che io ho pieno rispetto per la magistratura e per gli inquirenti in generale. Allo stesso modo lo devo dire che ho fiducia nella giustizia, ma per quel poco che ricordo della mia laurea in giurisprudenza, bisogna anche rammentare un aspetto fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, un aspetto che spesso troppi fingono di dimenticare, che è questo: le procure indagano e cercano le prove, ma poi chi accerta i fatti è il giudice e non il titolare dell'accusa. Questa è una cosa che è alla base anche del principio di innocenza fino al terzo grado di giudizio, ma nel mio caso a Teramo io sono stato condannato il giorno dopo che sono uscito dalla banca, ma senza nessuna vena polemica, Falcone. La Tutto qua. posso chiedere, salutandola, che lavoro fa in questo momento? Ma questa è una domanda difficile, Falcone. Diciamo che adesso di professione io faccio l'imputato e quindi in qualche modo preparo le mie difese, predispongo tutti gli atti per la mia difesa perché sono convinto di poter dimostrare la bontà delle mie scelte e la collegialità delle scelte che sono state fatte. Le auguro buon lavoro allora. Grazie Falconi, arrivederci, buonasera. Di Matteo ha parlato di poteri forti. Sono gli stessi poteri che nel 2010 a Teramo mangiavano in una località turistica sul mare le virtù insieme. Ma di questo e altro parleremo nelle prossime puntate, se ci saranno. Carta canta.